Dopo Battipaglia ha fatto tappa a Napoli stamane il treno verde 2015 di Lega Ambiente. A bordo di un particolare convoglio di Ferrovie dello Stato hanno viaggiato le migliori esperienze dell'agricoltura italiana di qualità in vista dell'Expo 2015. Un carico di eccellenze e proposte che sono state visitate questa mattina da diverse scuole del comprensorio partenopeo. Il motto scelto quest'anno per la campagna di Lega Ambiente Trenitalia è tornare alla terra per seminare futuro. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato Michele Buonomo di Lega Ambiente. La Campania è la patria purtroppo della terra dei fuochi, che è però un fenomeno grave ma circoscritto. La Campania ospita invece per contro centinaia di produttori di eccellenze e quindi noi siamo a Napoli con il treno per ribadire questo. Il treno porterà storie, volti e prodotti all'Expo, dandogli pure un'anima più vera, più legata alla terra, ma questo treno vuole pure raccontare l'altra Campania, come stiamo provando a fare con la campagna e con il libro Campania terra dei cuochi. Per cui per una volta il treno verde, anziché raccontare i problemi delle città, racconterà le eccellenze, le storie positive delle campagne del nostro paese. E ieri pomeriggio il Comune di Napoli ha approvato il nuovo statuto dell'azienda speciale ABC Acqua Bene Comune. Ai nostri microfoni la soddisfazione del sindaco De Magistris questa mattina sul treno verde di Legambiente. Ieri è stata una giornata storica, messa in sicurezza per 30 anni, l'intero ciclo delle acque, un messaggio molto forte: l'acqua è un bene comune e di tutti, non può essere privatizzata, e ovviamente la posizione del Comune di Napoli è effettivamente in controtendenza rispetto alle scelte del governo nazionale e speriamo anche non del Consiglio regionale della Campania. Quindi un appello ai consiglieri a seguire la strada acqua bene comune.